In vista del posticipo tra Fondi e Catania della prossima giornata del campionato di Lega Pro, la nostra redazione ha contattato il presidente dell'Unicusano, Stefano Ranucci, che ha così analizzato l'imminente sfida toccando anche temi di calciomercato. La partita tra Fondi e Catania si avvicina, una partita importante anche perché il primo impegno del 2017. Per voi la prima parte del campionato è stata sicuramente molto molto positiva, siete andati forse oltre ogni aspettativa. Ecco, che giudizio dà lei da presidente di queste prime 21 partite che vi hanno visto comunque tra le protagoniste? Sicuramente abbiamo fatto un buon campionato nella passata stagione, nello scorso anno, anche se poi ci siamo un po' persi nella fase finale. Siamo riusciti a ottenere risultati importanti con squadre più blasonate, molto più blasonate di Sì. noi, il pareggio in casa del Catania, la vittoria in casa del Foggia. Poi purtroppo abbiamo perso qualche punto che sembrava un po' più abbordabile, poi un po' di inesperienza, cioè abbiamo pagato un po' di novità in questo campionato e forse un po' di scarsa concentrazione. Ci rendiamo conto che la partita di lunedì sera è una partita difficilissima. Abbiamo visto il Catania che tabella di marcia sta avendo, malgrado i punti di penalizzazione. Diciamo che è proprio a ridosso delle grandi, quindi affronteremo con molto rispetto e con molta attenzione questa partita. Presidente, anche guardando la classifica, tra Fondi e Catania c'è soltanto un punto di differenza. Possiamo definire anche forse, Beh, diciamo. c'è solo un punto di differenza, nel tabellino, ma non sul campo. Sì, assolutamente, questo sicuramente, però è indubbio come il Fondi abbia avuto un rullino di marcia superiore alle aspettative, quindi dopo questa prima parte di campionato, qual è l'obiettivo della squadra? Ma l'obiettivo, il sogno, allora, l'obiettivo è quello di inizio campionato, quindi l'obiettivo è la salvezza, è poter far del tutto per rimanere in questo campionato che insomma, per noi da ultimi arrivati già è un grosso successo. Poi, come si dice, l'appetito viene mangiando e guardiamo con molto interesse ai playoff, che in questo momento è la posizione che ci appartiene. Tornando Quindi, alla sfida che avrà luogo lunedì sera, proprio al Purificato, rispetto al girone d'andata è passato tanto tempo, le squadre, hanno trovato una loro dimensione, sia il Catania che il Fondi, ovviamente, ma lei personalmente che partita si aspetta? Si aspetta una partita, scoppiettante o magari comunque una partita di rispetto tra due squadre che comunque hanno dimostrato di avere un rullino di marcia con alti e bassi, ma comunque più che positivo? ma intanto io mi aspetto una partita di grande impegno, di grande cuore, di grande passione, quello che chiediamo ai nostri giocatori ogni volta che scendono in campo. Come dicevo, ancora di più nei confronti di una squadra importante come il Catania. Se ricordo la partita di andata, non c'è stato un grosso studio a centrocampo, come si dice, ma c'è stata una partita a viso aperto e è quello che noi ci aspettiamo, quello di far divertire il pubblico, quello di far divertire i nostri calciatori, tirar fuori tutta la fantasia che un giovane calciatore può mettere in campo. Quindi ci aspettiamo uno spettacolo, ci aspettiamo grande rispetto, anche perché per noi significa promuovere la ricerca scientifica. Quindi per noi ogni partita, al di là del risultato, è una vittoria. Perché abbiamo messo un mattoncino in più in termini di comunicazione verso la ricerca scientifica. A proposito di questo, Presidente, il vostro progetto sta un po', diciamo, è sotto le luci dei riflettori, il Lega Pro, ma non solo, questa, diciamo, trade union con l'Unicusano, con la ricerca scientifica, ecco, un progetto che nasce da dove? Con quale obiettivo? Nasce dalla necessità di comunicare, di far parlare di sé. Sappiamo benissimo che in questa nazione, se si vuole dare risalto a qualcosa, bisogna parlare di calcio. Lo sport più popolare, più bello del mondo, è quello che ci dà la possibilità di fare comunicazione. Nasce proprio da questo. Siamo diventati improvvisamente famosi da quando abbiamo iniziato a parlare di calcio. E credo che la ricerca scientifica, insomma, non abbia mai abbastanza comunicazione.
in squadra con noi c'è Signorini, il difensore, che insomma, le tristi, purtroppo sfortunate vicende del papà le conosciamo tutti, il termine di SLA, e quindi noi ci dedichiamo molto alla ricerca scientifica, alla comunicazione, a dare voce per patologie nei confronti di persone meno fortunate, insomma. Certo. Quindi questo è il nostro obiettivo, quello di fare comunicazione in termini di ricerca scientifica, che è l'obiettivo poi di tutti i nostri ricercatori giornalmente, quello che fanno in Ateneo. Presidente, tornando ad un argomento, diciamo, meno importante sicuramente di quello da lei prima descritto. Una chiosa finale, anche se so che lei non mi risponderà, sul mercato. Si è parlato, si è vociferato di un interesse del Fondi, dell'Uncusano Fondi, per Michele Paolucci. C'è qualcosa di vero? O lei smentisce? Oppure non Guardi, risponde? Sì. no, rispondo volentieri. Guardi, le dico che purtroppo noi non siamo ancora degli addetti ai lavori, ci rendiamo conto che è un mondo particolare. Certo. Qualche mese fa abbiamo addirittura letto su alcune pagine dei giornali che eravamo interessati o stavamo concludendo l'acquisto di Gilardino. Ovviamente noi abbiamo ringraziato la fantasia del giornalista, ma cose veramente distanti da noi. Tutto quello che si legge sui giornali, io non so da quale fonte provenga. Al momento noi abbiamo concluso un calciatore, Marino, Sì. difensore dell'ex capitano dell'Agregas. E poi il mercato importante che stiamo facendo al momento è la riconferma di alcuni nostri giovani di valore, ma non c'è null'altro in questo momento. Noi Presidente. guardiamo con attenzione tutti, peraltro il giocatore che lei mi ha nominato è un calciatore talmente importante Sì. che per carità a noi piacerebbe, come ce ne sono tanti altri, ma dobbiamo da un lato guardare l'equilibrio della squadra e dall'altro il budget, perché comunque il consiglio di amministrazione dell'università mette a disposizione un budget ben definito e di lì non si scappa, quindi non possiamo volare molto alti, ecco. Presidente Ranucci, io la ringrazio per la disponibilità, le auguro una buona conclusione di settimana e soprattutto buona partita. Grazie, grazie a lei e ovviamente non so se verrete, ma comunque siete i nostri ospiti per lunedì. Grazie, grazie mille, buona Grazie serata, a grazie. lei, buona Grazie. serata, arrivederci.